L'Italia e la politica piangono Marco Pannella, scomparso a 86 anni dopo una vita di battaglie tutte incentrate su libertà, diritti degli ultimi, laicità, democrazia diretta. Queste sono le immagini della sua ultima e unica visita ad Arezzo, al Caffè dei Costanti, a fine maggio 2015, quando arrivò in città per sostenere la candidatura di Angelo Rossi. Dire quella sera c'ero anch'io. C'eravamo in occasione dell'elezione di Angelo Rossi. Eravamo pochi, senza quattrini, ma c'eravamo. Allora voglio dire, ma ci rendiamo conto che eravamo questo, manifestamente, quando soli nel mondo, riprendendo il contributo scritto, non ero più di me, di persone di formazione anglosassone, americana. Io ho sempre molta gratitudine per Roosevelt, perché in quel momento la carta antiproibizionista venne fuori così quando le radio già erano divenute importanti, a un certo punto venne fuori Delano Roosevelt e disse, periodo di proibizionismo scatenato, vietato l'alcol, eccetera, quindi su quel vincente, e questo presidente dice testualmente: americani, credo che dobbiamo tornare d'urgenza a riunirci nei giorni di festa insieme per pensare alle grandi opportunità che abbiamo, che Dio ci dà. Ed è appunto questo per il quale io dico, testuale, riuniamoci in famiglia, le famiglie, attorno a un bel boccale di birra per parlare di vita, di morte. La birra era l'emblema del mare, come l'alcol e gli altri. Questo nasce in questo modo e immediatamente conquista, devo dire, la realtà anglosassone. E abbiamo appunto subito riconosciuta questa nostra storia. Per me è un dolore veramente grandissimo oggi, perché anche se eravamo preparati da tempo che doveva prima o poi accadere e avevamo tutti in testa che fosse immortale, ma non era così. Marco Pannella oggi se n'è andato e è un dolore enorme, perché io tantissime battaglie con lui. Il ricordo più bello che ho è sicuramente quello dell'anno scorso, quando finalmente è venuto ad Arezzo, perché lui non c'era mai venuto. E per sostenere la mia candidatura è stata una cosa, per me a livello personale, incredibile sentire il suo sostegno, insomma. E c'è una frase che disse quel giorno, che mi è rimasta scolpita, che suonava più o meno così: vorrei che tu fossi speranza di cambiamento. Speranza di cambiamento, l'ha ripetuto 10 volte, voleva mi entrasse in testa, perché è un concetto formidabile questo qui. E se ci pensate bene lo capite anche voi, insomma. Cosa lascia e cosa li lascia Marco Pannella? Cosa lascia? Lascia un'Italia con dei diritti civili infinitamente superiori a quando ha cominciato la sua attività politica. Se voi ci pensate bene, il Partito Radicale, dalla sua marginalità assoluta, e parliamo degli anni 70, che tutti favoleggiano e pensano che il Partito Radicale fosse chissà cosa, non ha mai superato il 2%. Quindi dalla marginalità assoluta siamo riusciti a vincere le battaglie epocali, il divorzio, l'aborto, anche il servizio militare, per dire tantissime altre battaglie fino a recentemente, e tutto merito del grande carisma e della grande forza intellettuale e di prospettiva che aveva Marco Pannella. È la fine di un'epoca. Qual è il suo ricordo? Il mio ricordo è quello di aver avuto l'onore di stare insieme a un gigante della politica, probabilmente l'ultimo. L'ultimo grande politico se n'è andato, secondo lei? Guardi un pochino in giro cosa c'è adesso.
Sono tantissimi i ricordi, milioni, veramente i minuti e le ore passate sia attraverso Radicale ma anche direttamente insieme a Marco Pannella a fare lotte importanti per il paese. Il ricordo più importante è quello della capacità di questo uomo che è ancora nel ricordo di tutti noi, un umanista, un filosofo della politica, un combattente che non ha mai smesso un minuto della propria vita di combattere per far sì che tutti i cittadini, tutti gli esseri umani potessero ambire ad avere una speranza diversa rispetto alle proprie vite per realizzare se stessi. E questo proprio un radicale aretino, l'ultimo sostenuto da Marco Pannella che adesso è in consiglio comunale, ci ha fatto visita anche nella nostra città Marco Pannella. Sì, è venuto qui nella campagna elettorale per Angelo Rossi l'anno scorso e gli ha portato fortuna perché Angelo Rossi è stato eletto consigliere comunale, è iscritto ex presidente, primo precedentemente a me di Libera Aperta, ma Marco Pannella è venuto qui proprio in questa piazza e ha raccontato anche in modo molto commovente le ore spese dentro la chiesa di San Francesco nell'osservazione del ciclo della Vera Croce, perché Pannella è, e uso il presente perché per ora non riesco a usare il passato, qualcuno che ha grandi ispirazioni e che ha trasmesso e sa ispirare gli altri, come dice lui, come dice sempre lui, l'ispirazione è dell'essere speranza invece che avere speranza. Essere speranza significa che ognuno di noi si prende la responsabilità di fare quel cambiamento che vuole vedere nel mondo. Almeno parte di Marco Pannella è entrata anche in consiglio comunale. La delibera sì, Arezzo è una delle poche città ancora, spero che ce ne siano altre, ad aver approvato una delibera all'unanimità in consiglio comunale su un tema importante che sarà il futuro anche di gran parte delle nostre battaglie, che è il diritto alla conoscenza. Sembra molto vasto, in realtà così come i radicali hanno portato la moratoria contro la pena di morte nel mondo, hanno portato il Tribunale Penale Internazionale, questa è un'altra battaglia che è quella di chiedere che tutti gli stati dell'ONU, quindi delle Nazioni Unite, adottino come diritto umano il diritto alla conoscenza. Diritto alla conoscenza rispetto a che cosa? Le decisioni che i governi fanno devono essere le premesse, le basi per queste decisioni, che siano guerre, che siano importanti decisioni riguardanti cambiamenti climatici, il cittadino deve avere il diritto a conoscere ciò che il governo sa. Quindi il governo non può, tranne eccezioni però regolamentate, non può negare nessuna conoscenza ai propri cittadini. Qual è l'eredità che le lascia Marco Pannella? La voglia di essere appunto questa speranza, cioè di essere esempio per gli altri, ad esempio noi questo fine settimana saremo a raccogliere le firme per la legalizzazione della cannabis, che è una battaglia storica di Marco, una battaglia storica dei radicali, che è battaglia non di liberalizzazione, che non, la droga ora è libera, ma di legalizzazione, di regolamentazione, per togliere a un mercato multimiliardario alle mafie, alla criminalità organizzata. La legalizzazione significa invertire completamente questo processo, significa impedire appunto che ci sia il prolificare del mercato nero e delle mafie e delle organizzazioni criminali. Tante le battaglie di Marco Pannella saranno sicuramente portate avanti adesso da tutti voi. Sicuramente, non abbiamo mai smesso quando era in vita, a maggior ragione adesso ci sentiamo ancora più una responsabilità, che è quella di essere, non è nessuno mai erede di nessuno, ma di essere in qualche modo ispirati con ancora più forza dall'esempio che è stato Marco Pannella in tutta la sua vita e che dovrebbe essere conosciuto molto più approfonditamente, non attraverso magari i coccodrilli di questi giorni, ma attraverso una rivisitazione delle battaglie che ha fatto fin negli ultimi 60 anni. Abbiamo sì o no oggi contribuito alla riforma vissuta delle grandi ed organizzate religiosità? C'è un rapporto o no fra gli accenti di Papa Francesco, la sua coerenza nel
dar vita a quello che il suo predecessore tedesco, quanto era il cardinale, aveva scritto, e io avevo subito ripreso, se no nessuno se sarebbe accorto, dicendo noi fede, noi Chiesa, siamo stati grandi quando eravamo privi di averi.